Ciao a tutti amici, la mia mountain bike elettrica ormai è completata, mancano solo gli adesivi. Allora, ora vi farò una panoramica. Ho rifatto il canotto della sella, così è molto più comoda, sembra anche una bici molto più grande. Questo è il serbatoio che ho costruito con il display, con i volt e gli ampere. Questo è il selettore per 36 e 48 volt per la selezione della centralina, indicatore di velocità, chilometri e quant'altro, e questo è un selettore per tre diciamo velocità del motore, per le tre velocità del motore. Display della batteria. Io mi regolo più che altro con questo display della tensione, che ora voi lo vedrete lampeggiare. E niente, ora vi faccio una bella panoramica. Motore, ruote da 24 perché la bici è una bici diciamo di taglia piccola, canotto della sella rifatto, forcella anteriore che in un futuro magari potrò anche cambiarla. Andiamo dall'altra parte. Questa è la centralina da 1000 watt, ammortizzatore, motore, catena, corona e pignone da 10 denti. Allora, con quel pignone qua da 10 denti si raggiunge un massimo di 55 km orari. L'autonomia della bici all'incirca sono 35-40 km. Usata sullo sterrato tra salite, discese e quant'altro. Non l'ho provata su strada, ma penso che su strada all'incirca 50 km si possono fare, forse anche di più. Ora dovrò solo decidere dei bei adesivi da attaccare. Uno sarà quello del mio canale e un altro una scritta con Electric Bike, qualcosa di simile. Vedremo. Ora vi descriverò la parte elettrica. Abbiamo un motore da 1000 watt brushless da 20 ampere. Abbiamo una centralina sempre da 1000 watt che eroga un massimo di 30 ampere, ok, e abbiamo una batteria autocostruita che ora andiamo a vedere. Che è tutta questa. Ho messo una gomma nera per coprire. Abbiamo un BMS da 54,6 volt, 50 ampere continui con 120 ampere di spunto, e il resto è il cablaggio. Ho messo un fusibile da 30 ampere ritardato. Niente. Questo diciamo è il volmetro amperometro. Facciamo una visuale vista da sopra, da come si è seduti. Chiudiamo. Accendiamo. Ok.